un bellissimo documentario, un bellissimo film. Ci unisce ancora di più con la città, che ci fa, che ci rende ancora più orgogliosi di indossare questa maglia, e ci fa provare le emozioni che vivono i nostri tifosi per determinati successi, e ci invoglia a provare a raggiungerli. Provo a dar tutto in campo, spero che le buone prestazioni coincidano con i risultati della squadra che viene prima di tutto. Mio babbo è nato qui a Torino, quindi sono ricordi anche per lui che ho avuto la possibilità di accompagnare, incredibili, e poi rivedere le azioni di un tempo, vedere come è cambiato, le emozioni che la gente è riuscita a trasportare negli anni, hanno dato un filo conduttore a quello che era partito tanto tempo fa da questi oratori che conoscevo poco e che oggi mi ha dato la possibilità di scoprire e di capire ancora meglio il passato di un posto dove ho vissuto 6 anni, ecco. Un abbraccio a Gianni Asti. Innanzitutto complimenti ai ragazzi che hanno fatto un lavoro incredibile, hanno veramente ricostruito la storia del basket, forse in modo è sicuramente un film per appassionati, ma si percepisce cos'è stata l'Auxilium, da dove arriva e quella che è la storia, e secondo me senza storia non c'è futuro. Orgoglio, passione. Il film ti dà l'opportunità di ricordare tante cose che hai vissuto in prima persona e di essere messo a conoscenza anche di alcune cose che personalmente non hai vissuto. Parlo per me, evidentemente, perché pur avendo qualche anno, all'inizio degli anni 70 ero troppo piccolo per poter essere parte attiva già all'epoca. Qual è stata la leva che ha fatto scattare quel quid per costruire questo percorso, Angelo? Siamo riusciti a tirare fuori ancora di più di quello che in qualche modo poteva essere di per sé la storia della società attraverso i propri passati, i personaggi, i tifosi. Io credo che una di quelle, per quanto riguarda il film in particolare, a prescindere dallo spirito, dalla fede che in qualche modo traspare, uno dei punti fondamentali sia quello delle immagini in repertorio, in particolare dall'archivio storico Fiat, e da immagini in repertorio reperiti da persone che hanno giocato all'interno dell'Auxilium e che avevano dei filmati Super 8 che noi abbiamo trovato grazie al fatto che si sono palesati loro dicendo: noi ne abbiamo di immagini, e ci sono immagini Super 8 fantastiche. Sono le immagini che secondo me hanno dato davvero poesia a tutto quel passato che si racconta con delle bellissime parole, con dei ricordi stupendi, ma davvero avere quel sapore dell'immagine amatoriale dell'epoca, di alcuni che poi giocando dall'oratorio al campetto sono diventati poi quelli che abbiamo conosciuto poi nella storia del film e dell'Auxilium. E che questo è un film, è un prodotto che è fruibile anche a chi non ha idea di cosa sia la pallacanestro, che non è della città di Torino. È una bellissima storia, una bellissima storia dove ha uno spaccato storico ed è veramente un filo conduttore molto bello. Quindi direi che il messaggio che bisogna dare, al di là della parte emozionale, è che questo è un film da vedere. Sei d'accordo con me? Sono d'accordissimo, e che sia da vedere, da acquistare, da diffondere, ma al di là di questo sono convinto che le storie ci siano, le storie sono qua, basta raccoglierle e raccontarle.